Il traffico in via Mantova a Cremona è sempre troppo intenso. I problemi che si creano riguardano la sicurezza stradale di automobilisti, pedoni e ciclisti, oltre che i disagi in termini di ritardi per chi si reca al lavoro lungo questa strada. L'opposizione rimprovera il comune per non avere mai avviato uno studio per migliorare la viabilità. A Cremona sembra che non interessi l'amministrazione comunale. C'è il tema di via Giordano, via del Sale, che non vengono mai affrontati, ma il traffico in quelle zone continua ad aumentare. Abbiamo chiesto nelle commissioni competenti, quando si parla di piano delle opere pubbliche, di fare degli studi per capire delle soluzioni da mettere in atto per migliorare la viabilità, evitare il traffico, le code e quindi anche l'inquinamento. Purtroppo questa amministrazione non fa mai progetti, non presenta mai soluzioni, ma continua ad autorizzare nuovi insediamenti commerciali, nuovi supermercati che vanno ulteriormente a aumentare le situazioni di disagio e di traffico. È molto pericoloso per quelle isole che hanno fatto, potevano farle più basse, diciamo, illuminate alla sera con la nebbia e un casino, parcheggi che come uno deve uscire in retromarcia, c'è la macchina che se non va contro appunto quei guardarai lì, è molto pericoloso. Non parliamo poi della pista ciclabile, perché le biciclette, c'è più biciclette che viaggiano sulla, diciamo, dal lato opposto e non sulla corsia delle biciclette. È un problema dei tanti che Cremona ha. Qui c'è anche l'ospedale, purtroppo, che il problema è proprio il parcheggio. Il traffico è intenso proprio, è molto, 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 molto forte. Problema di Cremona. Dal piazzale là dello Zini, che si mettono in via Mantova, devono girare a destra, si mettono a sinistra, devono girare a sinistra, si mettono a destra. È un casino unico.